L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha attivato, in collaborazione con l'EMA, l'ente regolatorio europeo dei medicinali, la procedura Fast Track, ovvero un iter veloce che consente, nel caso vengano alla luce dei dati su nuovi farmaci efficaci per combattere Covid-19, di approvarne l'uso negli ospedali in poco tempo. I requisiti sono la disponibilità di dati sulla sicurezza dell'impiego nell'uomo. Ora, tra i farmaci attualmente oggetto di studio in questo contesto, ve ne sono quattro di provenienza reumatologica promettenti. Ne parliamo con il dottor Stefano Stisi, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale San Pio di Benevento, che ringraziamo innanzitutto per aver partecipato, per aver accettato il nostro invito e al quale appunto poniamo queste domande. Allora, dottor Stisi, partiamo dal tocilizumab. Perché può rivelarsi utile nel Covid-19? Grazie innanzitutto per l'invito. Sì, il tocilizumab è un farmaco che noi utilizziamo da parecchio tempo nel trattamento dell'artrite reumatoide. È un anticorpo monoclonale ed è diretto contro l'interleuchina 6. L'interleuchina 6 è una citochina proinfiammatoria in grado di determinare l'attivazione dei linfociti T, l'induzione della sintesi delle immunoglobuline e soprattutto un induttore di sintesi epatica di PCR o comunque delle proteine della fase acuta della infiammazione. E nella oncologia viene utilizzato, in quella sindrome viene chiamata sindrome da rilascio di citochine, è una specie di marea montante di citochine che invade spesso il polmone. Questa somiglianza con l'attuale quadro patologico del Covid-19 a livello polmonare ne ha mutuato l'utilizzo in Cina su alcuni casi. E la caratteristica è la veloce risposta: in 24-48 ore i cinesi ci documentano un miglioramento notevole della sintomatologia respiratoria. Noi abbiamo un'esperienza diretta solo di un caso, per il momento siamo in seconda giornata. Il miglioramento respiratorio c'è stato. Il gruppo di Napoli, Cardarelli, Pascale, Sanute e Monaldi sta utilizzando questa molecola in casistiche maggiori e ne riferiscono simili risposte veloci. Quindi per noi è veramente un momento molto importante, perché il tocilizumab potrebbe ridurre la parte terminale dell'infezione, cioè l'invasione eremigena del polmone e di conseguenza il decesso. È una molecola che promette molto bene e stiamo attendendo dati ulteriori prima di dire l'ultima parola. Bene, passiamo invece a baricitinib. Perché può rivelarsi utile nel Covid-19? Beh, il baricitinib recentemente è comparso nella letteratura, sempre da provenienza cinese, e il baricitinib è un inibitore di LGK chinasi da circa un anno e mezzo in commercio in Italia con l'indicazione artrite reumatoide. Ci sono degli studi attualmente che prolungherebbero, allargherebbero l'indicazione verso anche il lupus, ma tuttora l'EMA ancora non si pronuncia. Certo, ne conosciamo l'efficacia anche in altre patologie. In realtà il baricitinib è capace di inibire l'endocitosi virale. In parole molto molto semplici, il virus si collega alla membrana cellulare dell'epitelio alveolare attraverso un aggancio e questo aggancio è favorito da una chinasi, che è una protein chinasi 1 AAK1. Il baricitinib, come altre molecole, è capace di inibire questa chinasi e di impedire l'endocitosi virale. Quindi sembrerebbe avere prima di tutto un'altissima affinità verso questo enzima e quindi potrebbe evitare l'infezione alveolare. I primi rapporti sono veramente molto interessanti. Un lavoro pubblicato sull'Lancet non ne parla ancora in termini di risultati, ma in termini di meccanismo fisiopatologico e di risultati promettenti, solo questo. Quindi in realtà siamo giorno per giorno attendendo qualche notizia in più. Baricitinib potrebbe essere un ulteriore farmaco come tocilizumab di provenienza reumatologica estremamente interessante nel trattamento del Covid-19. Bene.
Bene, dottore, e invece passiamo alla terza molecola di impiego reumatologico, l'idrossiclorochina. Qui che cosa si può dire? L'idrossiclorochina è un prodotto, un antimalarico di sintesi, maggiormente usato rispetto alla clorochina, che invece in altre parti del mondo, come in Cina, viene più usato. In realtà in Europa noi utilizziamo più l'idrossiclorochina, che perché ha meno effetti indesiderati rispetto alla clorochina. Questo grazie appunto all'idrossilazione della molecola. E normalmente non è un immunosoppressore, è un immunostabilizzatore, se potessimo mai usare una parola più precisa. Stabilizza le membrane disesomiali linfocitarie, inibisce la sintesi della interleuchina 1 delle prostaglandine, nonché blocca la chemiotassi dei polimorfonucleati. Tutto sommato è un farmaco privo quasi di effetti indesiderati se non superiamo una determinata soglia, che è quella di 6,5 mg per chilogrammo di peso corporeo del paziente. È un farmaco veramente molto tranquillo e può essere usato in associazione a Remdesivir, che è un antivirale utile nel trattamento della Covid-19, con un dosaggio di 200 mg due volte al giorno, un po' come dire una compressa al giorno a pranzo e una a cena. Questo tipo di molecola ha dato dei risultati interessanti sulle forme mild di Covid-19, quindi noi lo stiamo utilizzando e lo abbiamo inserito in quello che è un percorso diagnostico-terapeutico contro il Covid-19 nella nostra azienda San Pio di Benevento. E per concludere, dottor Sisi, cosa ci può dire invece sull'impiego del Nintedanib? Bene, il Nintedanib proprio stamane ha avuto l'indicazione che attendavamo da tanto tempo per le interstiziopatie in corso di malattie del tessuto connettivo, quindi per noi è una novità, non abbiamo ancora avuto modo diretto di utilizzo, mentre alcuni nostri pazienti attraverso la pneumologia avevano avuto esperienze soprattutto nelle strutture universitarie. È un inibitore delle JAK kinasi molto particolare e peculiare, ha una particolare affinità verso il tessuto polmonare, questo è il motivo per il quale viene indicato nell'interstiziopatia. In fondo la polmonite virale che noi vediamo è un'interstiziopatia acuta, importante, e noi speriamo che anche il Nintedanib, come il Baricitinib, possa